SUV alla spina con piattaforme ibride che, almeno sulla carta, garantiscono da un lato efficienza e dall'altro prestazioni. Sì, perché parliamo di motorizzazioni che complessivamente erogano potenze nell'ordine dei 300 cavalli. Due approcci quasi agli antipodi, perché una, la Lexus NX in versione 450 H+, punta forte sul lusso e sul comfort. L'altra, l'italiana Alfa Romeo Tonale, in questa versione ibrida plug-in, punta sull'immagine e sulla sportività della casa del biscione. Andiamo a scoprirle in dettaglio, ma ricordatevi, iscrivetevi a tutti i canali social di Gazzetta Motori per rimanere aggiornati sul mondo delle auto, delle moto e del motorsport. La ricetta è simile per entrambe, piattaforme ibride plug-in con tre motori, un termico all'anteriore e un elettrico per ciascuno dei due assi. Si ottiene così una trazione integrale senza albero di trasmissione e ho la possibilità di percorrere qualche decina di chilometri in modalità completamente elettrica e all'occorrenza prestazioni di tutto rispetto, con uno 0 a 100 coperto per entrambi in poco più di 6 secondi. Ma saranno tutte rose e fiori? Quanto consumano nell'uso reale? Andiamo a vederlo. Due approcci diversi, punti di contatto soprattutto legati alla tecnologia adottata, ma anche tante differenze fuori, dentro e alla guida. Partendo dall'aspetto, la giapponese premium è più abbondante nelle dimensioni e ha una connotazione sportiva con un carattere molto distintivo. Difficile confonderla con un'altra perché le linee muscolose e scolpite sono un marchio di fabbrica di Lexus. Alfa dal canto suo non è da meno e la Tonale si fa notare e sottolinea l'appartenenza alla casa del biscione con elementi come ad esempio i cerchi con i classici 5 fori. Sono per entrambe dei generosi 20 pollici, mentre in quanto a dimensione e peso l'italiana è più compatta con 453 cm di lunghezza, 264 di passo e 1835 kg di peso. La giapponese sale a 466 cm per 269 di passo e circa 2050 di peso. Salendo a bordo si parlano due lingue differenti. Il volante di peddo della Tonale sono un biglietto da visita inequivocabile, mentre il lusso e le finiture davvero accurate della NX coccolano sin dal primo istante che si sale a bordo. Ottima l'insonorizzazione per entrambe, la giapponese offre però di più e ha delle chicche assolute come i vetri doppi o le guarnizioni triple, oltre all'uso abbondante di materiale fonoassorbente. Se qualche finitura nell'italiana è un po' sottotono, si fatica a trovare difetti nella sua rivale del sollevante. Ottima l'abitabilità anche per la più compatta Tonale, le differenze si fanno notare soprattutto per la capacità del bagagliaio, che parte da 520 litri per la Lexus NX, da 385 per la Tonale, ma sale a 1430 a massima capienza battendo i sedili. Pagadazzo per una configurazione che, a differenza della giapponese, vede la piattaforma ibrida che da un lato migliora il baricentro grazie alla batteria AT per migliorare la disposizione dei pesi, ma riduce il bagagliaio di un centinaio di litri. Come detto, piattaforme ibride con molti punti di contatto. Per quanto riguarda le batterie, abbiamo quasi un record per la Lexus con più di 18 kW, mentre l'italiana si ferma a quota 15,5. Per quanto riguarda i motori, abbiamo detto un termico e due elettrici, cambiano un po' alcuni elementi. Per quanto riguarda Alfa Romeo, si parte da un 1.3 turbo da 180 cavalli, abbinato a un motore elettrico con una potenza più limitata, 45 cavalli all'anteriore, 122 al posteriore. Passando invece alla giapponese, abbiamo la piattaforma ereditata dalla Toyota RAV4, quindi un motore 2005 aspirato ciclo Atkinson da 185 cavalli, abbinato a due motori elettrici, in questo caso la potenza prevale sull'asse anteriore, mentre il motore posteriore è da 54 cavalli. 309 il dato complessivo dei cavalli per la Lexus, 280 per la Tonale. Cambiano anche le trasmissioni. Qui la trasmissione è un ICVT, di fatto la trasmissione fisicamente non esiste, è gestita dal sistema ibrido, mentre la Tonale si affida a un più classico cambio automatico Aisin a 6 rapporti. Partiamo dalle prestazioni, che sulla carta sono sportive per entrambe. La NX brucia lo 0 a 100 in 6,3 secondi, un decimo in meno per la Tonale.
mentre le velocità massime sono per entrambe di 135 km in modalità EV elettrica, mentre salgono a 200 per la giapponese e 206 per l'italiana sfruttando anche il motore a benzina. Se i numeri sono da sportive, in realtà le finalità e le velleità sono rivolte per entrambe più all'efficienza che alle prestazioni pure. Senza saperlo, difficilmente si potrebbe pensare che siamo al volante di auto da circa 300 cavalli. Le finalità sono infatti legate all'efficienza e alla facoltà di utilizzarle per spostamenti brevi o medi, sfruttando la sola batteria, avendo poi tutta la libertà e la comodità garantita dai propulsori a benzina per i viaggi più lunghi. Rispetto ai dati dichiarati, in modalità solo elettrica si scende di poco, con una percorrenza minima in autostrada di circa 50 km per la giapponese, che salgono a 70-80 in extraurbano, qualcosa di più in città, mentre la minor capacità della batteria della tonale, unita ad un'efficienza leggermente inferiore, si traducono in una quarantina di chilometri in autostrada, dove di fatto quasi sconsigliato usare la modalità EV, che diventano 55-60 in extraurbano e circa 80 in urbano. Autonomia a parte, in questo tipo di utilizzo la tonale regala un feeling di guida più accattivante in quanto a sterzo, freni by wire e carattere, con la prevalenza dell'unità sull'asse posteriore, ma la NX garantisce una potenza elettrica complessiva nettamente più elevata, 236 cavalli contro 167. Volendo sfruttare tutto, ci si diverte anche con la giapponese in questi frangenti, dove elude uno dei suoi limiti più grossi dal punto di vista della guida più dinamica, la trasmissione. Il cambio a variazione continua, infatti, quando entra in gioco il motore termico e quando si preme a fondo l'acceleratore, ha lo sgradevole effetto scooter, con il regime che sale in modo slegato dalla velocità ed il rumore che in questi frangenti entra forte in abitacolo. L'italiana con l'Aisin a 6 rapporti si comporta meglio, anche se i bellissimi pedal al volante raramente finiscono per essere utilizzati, anche settando il manettino DNA sulla più dinamica delle posizioni. E i consumi? Qui molto dipende da quanto si riescono a sfruttare le batterie. Se i dati dichiarati in litri per 100 km sono quasi incredibili, al di sotto dei 2 litri per 100 km appunto, proprio perché in gran parte sono percorsi con la corrente elettrica, a batterie scariche il dato può scendere. In autostrada in zona 10 km litro per l'italiana, 12 circa per la giapponese. Nel mondo reale però quasi mai si utilizzeranno così. Più ragionevolmente un dato medio, ripetiamo, dipende però dallo sfruttamento delle batterie, si può attestare intorno ai 15 km litro per la tonale e un paio in più per la NX. Giusto per darvi un'idea, abbiamo provato a coprire 300 km con un paio di ricariche complete, consumando appena 8 litri circa di carburante con la NX, ma anche con l'italiana si riesce a fare quasi altrettanto. I tempi di ricarica possono scendere con un wall box, che non è però obbligatorio visto che la normale presa di corrente in box garantisce una ricarica completa in circa 5 ore per la tonale, 9 per la Lexus NX. In chiusura i prezzi, con l'italiana che parte da 51.600 euro che diventano 55.900 per questa versione veloce. Passando invece alla Lexus NX, il prezzo base della 450 H+ è di 73.100, che diventano 5.000 in più, quindi 78.100 per questa ricca a livello di dotazioni F Sport. Per entrambe questi sono dei prezzi al netto di sconti, ma soprattutto di incentivi, essendo due vetture ibride plug-in. Con questo si conclude la nostra prova e ci vediamo alla prossima. Ciao!